Grazie.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, di fronte a una tragedia come quella che stiamo vivendo, soltanto il silenzio sarebbe adeguato e le uniche parole che dal nostro cuore devono sorgere non possono che essere parole di fede, cioè parole che guardano al Signore perché ci dia una ragione per poter continuare a vivere nonostante tragedie come queste, per continuare a sperare nonostante tragedie come queste, per continuare a costruire una società in cui davvero sulle persone piccole e innocenti non avvenga mai niente di male. Allora proprio con le parole della fede viviamo questo momento, con umiltà di fronte a cose che ci sovrastano, sono più grandi di noi. Lo facciamo riconoscendo innanzitutto la nostra fragilità e i nostri peccati e chiedendo umilmente perdono al Signore. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli e santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Dio che disponi i tempi e la vita di ogni uomo, con gli occhi pieni di lacrime gli affidiamo umilmente questi nostri piccoli fratelli, Saverio, Aldo, Pio e Mattia, giunti in breve al termine della loro esistenza terrena, perché nella beatitudine della tua casa possano godere di una giovinezza perenne. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. L'anima mia ha sete del Dio vivente. L'anima mia ha sete del Dio vivente. Come la gemma anela e così l'acqua, così l'anima mia anela a te, col Dio. L'anima mia ha sete del Dio vivente. L'anima mia ha sete del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio, l'anima mia ha sete del Dio vivente. Avanzavo tra la folla. Io la precedevo
manda la tua luce e la tua verità, siano esse chiari, mi conducano alla tua santa montagna, alla tua dimora. L'anima mia sede del mio vivente. Verrò all'altare di Dio, a Dio, mia gioiosa esultanza. A te canterò sulla cetra, Dio, Dio mio. L'anima mia sede del mio vivente. Perché ti rattristi, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio. Ancora potrò lodarlo, lui, salvezza del mio volto e del mio Dio. L'anima mia sede del mio vivente. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi, mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della sua volontà. Parola di Dio. Parola del Signore.
Siamo qui, attoniti, feriti e con nel cuore un dolore indicibile di fronte alla terribile tragedia che si è abbattuta sui piccoli Saverio, Aldo e Mattia. Ci uniamo con le lacrime, l'amore e la preghiera, invocando la consolazione dello Spirito e la misericordia di Dio. Tutta la città di Catanzaro e ben oltre si stringe con un unico cordone d'affetto, quasi per arginare l'onda di dolore che ci trafigge il cuore, lasciandoci nello sgomento e nello sconforto. Basta tenere la mano al polso della città in questi giorni per accorgersi che su questa triste notizia, su questo dolore innocente, si è registrata la stessa pulsazione di idee e di emozioni. Si è accesa una commozione che esprime davvero il muoversi insieme, con un passo interiore cadenzato da una singolare sincronia. Ogni bambino, ogni ragazzo è patrimonio sacro, patrimonio dell'intera umanità. Appartiene a tutte le persone degne di questo nome. Per questo Catanzaro piange, non con lacrime cupe e disperate, ma con lacrime condensate da un dolore immenso, attraversato però, e siamo qui per questo, dalla fede nel Vangelo della vita. La nostra gente, che ben conosce il dolore, è stretta intorno a questa famiglia colpita da un'immane tragedia. E qui vogliamo ricordare anche mamma Rita, papà Vitaliano, gli altri figli, Antonello e Zaira Mara. La nostra gente sa compatire con loro, facendo vibrare le corde di un affetto convinto, partecipe e tenace. La città è davvero oggi tutta qui. Saverio, Aldo e Mattia sono al centro dei sentimenti dell'intera comunità catanzarese e non solo, della comunità ecclesiale e civile. Il dolore estremo, il più lacerante forse che possa colpire un essere umano, è la sofferenza e lo sgomento di fronte alla morte di ragazzi innocenti. È un dolore che non può essere detto, perché le parole non sono in grado di contenerlo e di esprimerlo. Forse le due espressioni che meglio riescono a segnalarlo sono il grido e il silenzio. Di fronte alla disgrazia che ha devastato la loro esistenza, penso che nell'anima di tutti noi abbia fatto eruzione una lancinante domanda: perché è capitato? E subito dopo altri interrogativi: perché così? Perché adesso? Perché proprio lì? Certo, il fatto che questo tragico evento si sia consumato in un quartiere anche purtroppo tristemente famoso, che è spesso abitato nella solitudine, con una rarefazione dei legami comunitari, siano quelli dei partiti, dei sindacati, delle comunità religiose, delle associazioni e altro, e una rarefazione e una disgregazione anche dei legami familiari, ci porta subito a puntare il dito verso quelle periferie dove spesso si concentrano i problemi di ogni convivenza civile, come fossero delle vere discariche di tensioni sociali e umane. Certo, le forze dell'ordine, i tecnici, gli inquirenti faranno luce sulla dinamica dei fatti, ma questa tragedia di cui siamo testimoni sgomenti ci chiede il coraggio di riconoscere che tutto questo non darà la risposta ai perché che abbiamo nel cuore e soprattutto non placherà il nostro dolore. Di fronte al problema del dolore che si abbatte soprattutto sui bambini, la ragione non trova soluzioni accettabili. Ce l'ho ricordato recentemente anche Papa Francesco.
La spinta irruente di questi interrogativi così provocanti, che denunciano la nostra impotenza, le nostre mancanze, le nostre fragilità, non va né anestetizzata né imbavagliata. Dobbiamo avere l'umiltà di bussare alla porta del Vangelo per trovare la verità, quella che solo il Signore ci può dare, una verità che scioglie i nodi e dà la forza che ci consente di rendere questa sconfitta un'opportunità di crescita spirituale e umana. La liturgia che stiamo celebrando proclama la Pasqua di Gesù, che ha assunto il dolore dell'umanità ed è entrato nel regno della morte, ma l'ha vinta e ha spalancato per noi le porte della risurrezione. Noi crediamo che in lui risorto la morte è sbaragliata. Viene per uccidere e invece suscita vita. Strappa dal tempo una relazione d'amore e invece finisce per eternizzarla. La morte infatti non ha il potere di spezzare l'amore, anzi lo potenzia. Il sigillo dell'amore infatti è il per sempre. E fra poco sentiremo proclamare proprio nella preghiera della Chiesa un'espressione consolante. Ai tuoi fedeli, Signore, la vita non è tolta, ma trasformata. È legittimo allora chiedersi dove stanno adesso Saverio, Aldo e Mattia. A noi sembrano spariti, ma il brano di Isaia che abbiamo appena proclamato come prima lettura descrive un banchetto finale a cui Dio inviterà tutti i popoli. Ci possiamo domandare com'è possibile parlare di banchetto, di festa, di gioia, di fronte a un dolore così forte e così drammatico. Questo banchetto rivela in verità il destino finale, il compimento di ogni uomo e di tutti i popoli, la festa, la gioia, la vita senza fine con Dio. Dio esalterà ancora una volta il debole, nel nostro caso proprio questi ragazzi indifesi, e li introdurrà nella grande festa della luce. La descrizione dettagliata in questa lettura delle grasse vivande, dei cibi succolenti, dei vini raffinati, sta a indicare una sovrabbondanza, una ricchezza della festa che il Signore stesso preparerà per noi e che ha già preparato per questi ragazzi. Un banchetto che è per loro un incontro di gioia piena con il Signore della vita, che offrirà loro la dignità e la libertà definitiva da ogni condizionamento, la libertà dei figli di Dio. E nell'espressione, ecco il nostro Dio, possiamo una volta di più in questa lettura intendere un'ennesima conferma della promessa del Signore che vuole stare accanto a loro, ma anche accanto a noi, per consolarci e introdurci al suo banchetto, insieme a questi ragazzi che oggi noi consegniamo alla sua tenerezza infinita. E questi nostri piccoli amici ora ci guardano. Tra chi abita nell'eternità di Dio e noi, che siamo ancora pellegrini nella storia, il rapporto, ci dice la fede, non è interrotto. Anzi, la relazione corre più intensa di prima sulla via maestra della comunione che collega il cielo alla terra, in attesa dell'incontro eterno. Perché sappiamo dalla parola di Dio che verrà il giorno in cui ci ritroveremo e potremo stringerci in un abbraccio che non conosce fine. Intanto noi, confortati dalla parola del Vangelo, siamo certi che Gesù è andato loro incontro e li ha subito abbracciati con infinita tenerezza, come faceva quando avvicinava i bambini sulle strade della Palestina. Abbiamo ascoltato proprio nel Vangelo di Marco, proclamato poco fa, che li chiamava a sé, e prendendoli tra le braccia li benediceva imponendo le mani su di loro. A questi piccoli innocenti segnati dalla croce del Signore, ma anche tra
trasfigurati dalla gloria della sua risurrezione, così vicini al Signore, noi adesso raccomandiamo loro di aver cura della mamma, del papà, del fratello, della sorellina, che sono nella sofferenza e dovranno affrontare una prova molto dura per il loro cuore. Gli raccomandiamo di fare un'invocazione speciale per questa loro famiglia, perché aiutata dal concreto sostegno di tutti, possa superare per quanto possibile questo passaggio sconvolgente della loro esistenza. E vogliamo assegnare a questi nostri piccoli amici, così vicini al Signore adesso, il compito di prodigarsi perché cessino le guerre, perché insanguinano tante parti del mondo, e di vigilare su tanti piccoli loro coetanei che soffrono in qualunque angolo della terra. A noi, di fronte a questa tragedia che mette in crisi le nostre coscienze, rimane il compito di ascoltare e custodire nel cuore la parola sferzante di Gesù: lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite, a chi è come loro infatti appartiene il regno di Dio. Non dobbiamo in nessun modo impedire ai ragazzi di andare da Lui, cioè di entrare nel futuro, ma con rinnovata consapevolezza dobbiamo tutti vigilare e contribuire insieme a realizzare una città più concretamente giusta, sicura e solidale, dove a tutti sia data la possibilità di costruire onestamente e con dignità il proprio domani. E concludiamo pregando: Tu, Signore, non smettere di fare anche oggi il gesto che il tuo Vangelo ci racconta, e prendendoli tra le braccia li benediceva imponendo le mani su di loro. Prendi Saverio, Arthur, Mattia e tutti i nostri ragazzi tra le tue braccia, benedicili, metti la tua mano sul loro capo e fa di tutti noi uomini e donne che sappiano camminare insieme per costruire per loro un mondo riconciliato e in pace. Come luce nelle tenebre, la parola di Dio illumina il mistero della vita e della morte. Sorretti dallo Spirito del Signore risorto, invochiamo ora il Padre, della vita. Diciamo insieme: Padre della vita, ascolta la nostra preghiera. Padre della vita, ascolta la nostra preghiera. Padre dei piccoli, è stato davvero troppo poco il tempo terreno che abbiamo potuto condividere con i nostri compagni. Avremmo voluto e potuto vivere tante cose belle insieme, ma la morte ci ha rubato questa possibilità. Ora accoglimi tra le tue braccia e dona loro la grazia di giocare dietro la tua presenza, nei giardini del cielo. Vediamo. Padre di ogni consolazione, guarda i familiari di Saverio, Aldo e Mattia, che sono distrutti dal dolore. Sii tu il loro conforto, allievi la loro pena e asciuga ogni lacrima dai loro occhi. Preghiamo. Padre della vita, ascolta la nostra preghiera. Padre di compassione, tu
comprendi la nostra afflizione. Fa che troviamo nel tuo Figlio la forza di riprendere il cammino, imparando che ciò che finisce qui sulla terra ha un nuovo inizio nel cielo. Preghiamo. Padre della vita, ascolta la nostra preghiera. Padre dei credenti, dissieda la tua Chiesa e le fonti della tua vita, eternamente esaltante e vivificante, perché sa che non c'è al mondo che tu sei amare. Preghiamo. Padre della vita, ascolta la nostra preghiera. Dio di amore, il tuo unico Figlio nel mistero della Pasqua è passato da questo mondo alla gloria del tuo regno. Concedi ai piccoli Saverio, Aldo e Mattia di condividere la tua vittoria sulla morte e di essere sempre con te, o Padre, perché il tuo amore vale più della vita. Per Cristo nostro Signore. Signore, l'offerta che ti presentiamo per i tuoi fedeli, che sono defunti i nostri cari Saverio e i suoi fratelli, che per tutti coloro che riposano in Cristo, per questo mirabile sacrificio liberali dai vincoli della morte e possano conseguire la vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Della beata risposta.
cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo gli rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati dei nostri fratelli Aldo Pio, Saverio, Mattia, Carlo, che hai chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo li hai uniti alla morte di Cristo tuo figlio, così rendili partecipi della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti. Ammettili alla luce del fuoco. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono per noi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente.
siamo di te. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome. Riceve la Santa Comunione, guardando anche il sacerdote, il pubblico e il genitale, avvicinate la sacerdote più vicina.
santi misteri di cui ci siamo nutriti, Dio Onnipotente, portino a noi la salvezza e ottengano il perdono alle anime dei fedeli defunti che raccomandiamo alla tua clemenza. Per Cristo nostro Signore. Seduti, la prima e la cugina di hanno per quello di contatto. Prego, donna. Allora, la famiglia di mio figlio Micaliano era un grappolo d'amore, un grappolo d'amore in tutti i sensi, era una squadra, ogni fratellino aveva il proprio compito, chi apparecchiava, chi sparecchiava, chi aiutava la mamma, chi... e poi un amore verso il fratello Saverio. E Saverio gioiva, i fratelli, loro non avevano più una vita sociale, non avevano più niente, avevano l'amore della sua mamma, del suo papà e di Saverio. Loro hanno rifiutato a tutti, si erano creati in quella casa una piccola palestra, dei giochi, i computer, avevano di più e di più. E delle volte l'italiano diceva, usciamo un po'. Allora Antonello, Mattia e Aldo dicevano, papà no, giochiamo con Saverio. Erano dei bambini pieni, pieni d'amore. Quello che posso dire è che quando io andavo in casa loro, mi aspettavano, già dalla sera prima, avevano comprato purtroppo delle formine e in queste formine mancava quello del bacio della nonna. Allora fece una videochiamata e allora mi diceva Aldo, nonna, quanta farina ci vuole per la pasta frolla? Io davo tutte i dosaggi. Saverio, guardandomi dal telefonino, mi faceva, rompeva delle uova, amore mio. Gli si ne ruppe uno e lui, siccome ci capivamo il linguaggio, e fece così. Io le dissi, amore Saverio, non fa niente, ce ne sono tante uova. E poi i bambini dovevano fare la forma del sorriso per il bacio che mi volevano dedicare a me, attraverso i fratellini, Mattia, Aldo. E poi quando andavo io gli brillava tutto. Io andai, e poi mio figlio un papà speciale, era un papà speciale, perché posso dire era, perché non so se mio figlio, purtroppo le condizioni sono non gravi, gravissime. Quelle di Rita sono nemmeno buone, quelle di Antonello, il fratellino, non sono per niente buone. Di Zaira, amore della nonna, Zaira sta combattendo, è piena di dubbi. Dubbi che gli stanno portando un'infezione anche ai polmoni, ha delle sacche di sangue, trasfusione. In questo momento lei sarà in sala operatoria perché non gli esiste più un braccio. Stanno cercando di poterlo ricostruire. Perderà un occhio, non si sa. Ma la mia famiglia, mio figlio è una persona per bene, dedicava tutte le sue giornate, mia nuora Rita, mio figlio Vitaliano, perché non avevano una vita sociale? Non perché avevano paura del quartiere dove abitavano, ma perché si dedicavano all'amore verso Saverio. E poi questo mi è dovuto. Allora noi, i rombi, diciamo, i rombi qua, sono solo i rombi. Io le posso dire questo. C'è stata la telefonata ai vigili del fuoco da un piccolo rombo. Gli hanno chiuso il telefono.
Il papà ha telefonato, è scesa una nonna in indumenti intimi, i rom, come sono definiti da tutti, si sono precipitati a rompere i vetri, a portare dei materassi, ad andare sopra a poter aprire la porta, perché questi miei tre angeli, se i vigili fossero arrivati prima, non me li vedevo qua. Ha capito? Perciò io dico questo, quello che io insegnavo al mio figlio da piccolo, non fare mai distinzione nella vita. Siamo tutti figli di Dio. E quando vediamo un rom, non ci voltiamoci un bimbo dall'altra parte. Loro, ecco qual è la differenza, e ce n'è una. Loro si buttano nell'inferno per poter salvare le persone. Quelli che come noi diciamo i rom, gli italiani, intanto io, se mi verranno vivi a casa, le speranze sono poche. Quei tre, io dovrò abbracciare il bimbo rom, quel signore rom e quella signora che è scesa quasi nuda. Questo. E per finire, voglio che questi tre angeli diano la forza al suo papà, ad Antonello, a Zaira e al fratellino Antonello, che loro gli possano dare la forza. Questo voglio dire. Mio figlio era un ragazzo pulito. I ragazzi erano seguiti dal dentista, dal dottor Medis. Anche se Saverio, vedete delle volte, non si dice l'autismo è uno stupido. L'autistici insegnano a noi. Mio nipote a me insegnava tante cose. Addirittura io di fronte a lui mi sentivo piccolina. Mi correggeva se io sbagliavo una parola. Oppure, con te c'è mai faccio nonna, non è così. Sapeva tutte le date di nascita. Era qua. E il papà suo, dico anche questo, se con l'aiuto di Dio mi tornerà a casa, mio figlio continuerà a fare la sua battaglia verso la disabilità, l'autismo e chi non ha voce. Mio figlio continuerà a combattere e questa volta combatteremo insieme, io e mio figlio, alla grande. Mio figlio, per finire, e poi vado a sedermi, l'ultima cosa se mi è concessa. Mio figlio la metà della giornata la impiegava, aveva, perché finché non me lo vedo poi il pericolo, una macchina piccolina, dove le associazioni gli donavano lo zucchero, la pasta, e tutti i generi alimentari, robe in vestiario. E mio figlio, e ci sono le testimonianze, fino a 1:30 di notte, andava a bussare le porte. C'erano persone che lo chiamavano angelo italiano. Tupo, c'erano persone, e dove mio figlio vedeva i bambini, il cuore gli si stringeva. E poi una cosa, mio figlio in tutte le richieste di aiuto che ha fatto, non metteva in primis Saverio, metteva in primis sempre gli altri autistici. E al Saverio gli ha insegnato sempre, tutti gli autistici sono tuoi fratelli. Questo ha insegnato mio figlio, questo. Io spero che mi possano tornare a casa e che Gualdo, Saverio e Mattia date la forza a papà, a Lina, a Zaire e ad Antonella, che possano tornare a casa, date la forza a papà, vi prego, date la forza. Sono aumentato la gente. Saverio mio, il mio primo nipote,
con cui sono cresciuta con tanto amore e attaccata amorosamente. Il mio grande guerriero, non è stato facile andare avanti con il tuo malessere. Ma talmente tanto che era l'amore che avevo per i tuoi genitori, i tuoi fratellini per te, che tutto si superava. Eravate una grande famiglia, un grappolo d'amore. E poi Aldo Pio, il mio pugile, e Mattia Carlo, il mio calciatore, i miei birichini dolcissimi, che sostenevate tutti i giorni con tanta forza il vostro fratellone speciale, dedicandovi con tutto il vostro amore al vostro Saverinuccio. Vi sento in ogni cosa che faccio, in ogni mia azione. Siete nelle mie parole, nei miei pensieri e nei miei ricordi felici e tristi. Vi sento nel mio cuore, vivete nella mia anima, che parte di me e di questo legame indissolubile. Vi sento davvero, solo che non ci siete più. La nostra vita non sarà più la stessa senza di voi. Anzi, non so come possiamo vivere senza di voi. Sarà una sopravvivenza. Difficile il mio cuore, è volato con voi. Anime belle, zia vi ama e vi amerà per sempre. Vi amo, mia zia, prima o poi ci rifacceremo. Zia Jessica. Dando nell'amore del Signore che sempre abbraccia coloro che lo temono, affidiamo la misericordia di Dio, la breve esistenza terrena di Saverio, Aldo Pio e Mattia. I germi di vita eterna da loro ricevuto nel battesimo fiorisca ora pienamente nell'amore del Padre che riceve. A noi che soffriamo per questo distacco, non venga meno la speranza che un giorno ci ritroveremo ancora insieme per vivere in pienezza quell'amore che ci unisce qui in terra. Sicura speranza che insieme a tutti i defunti in Cristo
Cristo, con Lui risorgerà nell'ultimo giorno. Ti rendiamo grazie, oh Signore, per tutti i benefici che hai donato a questi tuoi servi nella loro vita, segno della tua bontà verso di noi e della comunione dei santi in Cristo. Nella tua misericordia senza limiti ascolta, oh Signore, le nostre preghiere, apri loro le porte del paradiso, e a noi che restiamo qua giù, dona di consolarci a vicenda con le parole della fede, fino al giorno in cui tutti saremo riuniti in Cristo e potremo così vivere sempre con te e con questi nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore. In paradiso vi accompagnino gli angeli, al vostro arrivo vi accolgano i martiri e vi conducano nella Santa Gerusalemme. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposi in pace. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.